la situazione è questa: pacchi, pacchetti e pacchettini stanno cominciando a popolare casa, qui non lo vedete ma ce ne sono altri due. Quindi prima di spacchettare il tutto e mettere via ho pensato, ma perché non faccio un bel unboxing? Yes, quindi video unboxing adesso di questi 5, 4 pacchi e poi un mashup di quelli che mi verranno dopo, perché so che sono in arrivo almeno due pacchi. Forse, perché non ho ben idea di cosa sia quello. Quindi ora iniziamo spacchettando. Iniziamo da questo, che è il più piccolino. So già che cos'è questo. Oops. Allora, il nuovo Foreo Luna 3. Questo è il nuovo arrivato in casa Foreo. Secondo me con questo hanno fatto un mix dei vari Foreo, cioè hanno messo le funzionalità di avere l'app che guida nel momento della pulizia e la funzionalità di caricarlo tramite USB, quindi dura per sempre. E insieme è arrivato anche il cleanser. Ottimo. Passiamo al pacco gigante dietro la mia testa che mi sta bloccando la visuale, che è Bulk Powders. Scusate, ma questo video è già un casino. Mi metto su, puff. Era meglio prima, forse. Dicevo che da quando lavoro con Bulk Powders, forse, no, sono sicura, non mi ho ancora fatto vedere nulla. Quindi, accogliamo l'occasione. Allora, Active Seasonings. Questi ve ne ho già parlato in altri video. Sono dei condimenti, hanno diversi gusti. Questo è il mio preferito per le verdure, Mixed Seasoning, che è un condimento misto mediterraneo. E la particolarità di questi rispetto a quelli che si trovano sul mercato è che sono assolutamente senza sale. Quindi vi dà l'opportunità di gestirvelo meglio, perché il sale è importante da consumare, ma non bisogna eccedere. E spesso condimenti così, ad esempio l'ariosto, sono ricchi di sale e non fa bene. Poi abbiamo un sacco di farine. Le mie farine preferite, che prendo per fare i miei pancakes e le mie preparazioni, sono quella di cocco, essenziale per i pancakes, lo sapete, quella di quinoa, che ha un gusto un pochino amarognolo, a me piace personalmente, e poi quella di avena senza glutine. Questa triade è quella che compone i miei pancakes, me lo chiedete sempre, questa è la risposta. Punto stress e il pancake l'effè. Mi sa che ho il doppio di tutto qua. Fare pancake per mesi. Questa è polvere di maca, il packaging non ve la fa vedere, ma la maca è un superfood che è molto indicato soprattutto per le donne. Vi dico solo che gli integratori che la mia dottoressa mi aveva dato erano a base di maca, quindi io l'ho presa così da poterla assumere in diverse forme, non soltanto sotto forma di pastiglia, ma ad esempio da mettere nei miei smoothies, a volte la metto nell'impasto dei pancake, eccetera. Anacardi, anacardi come se piovesse. Questi tostati, ragazzi, una bomba. Ma adesso forse, se riesco a farvelo vedere in questo video, l'unboxing di quello che sto aspettando, ci saranno novità. E infine i semi di chia. Mi chiedete sempre se i semi di chia sono essenziali nelle mie preparazioni. Io li amo, come vedete li metto davvero ovunque, perché danno una consistenza molto più gelatinosa, fanno rapprendere meglio il pancake, sono un'ottima fonte di fibre e quindi sono molto utili per il transito intestinale, che sapete essere uno dei miei principali interessi e obiettivi nella vita. Per tutte le cose di Bulk Powders io ho anche un codice sconto, ma molto spesso sul sito trovate un codice che è maggiore rispetto al mio, quindi io vi consiglio di utilizzare quello. Potete supportarmi se acquistate invece attraverso il link che vi metto nell'info box. Quindi se andate attraverso il link e mettete qualunque codice, quello che vi dà il maggiore sconto possibile, riuscite comunque a supportarmi e io ne sono molto felice, grazie. Poi, ragazzi, ho fatto shopping online, ho acquistato da Mango. Quindi adesso, tan 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 tan, sfilata! Thank you.
In realtà sono andata in negozio a provare un po' di roba, ma non è che avessi trovato molto. E in più dovete sapere che io dei pantaloni di mango ho una taglia 36, che corrispondono a 40-42, non ho ben capito. Ma il sito parte da una 38, quindi io non ho potuto prendere nessun pantalone. Ho preso due vestiti, un costume e una gonna jeans. Allora, sulla gonna jeans l'ho presa perché mi piace lo stile che sta andando di moda adesso, che è gonna jeans alta, cinturone, che non ho, vabbè, e una maglietta, tipo quelle un po' vintage, no. Ho preso una taglia M, che ho paura sia un po' troppo piccola. Allora, ok, no, è grande. Però di lunghezza, per... no, ragazzi, è perfetta. Cioè, io la voglio così, non voglio morirci dentro. Quindi così, che bello, veramente una gonna jeans. Che a me, vabbè, i jeans stanno tutti grandi, di vita c'è poco da fare. Ma questo con una bella cintura che devo comprare, perfetta. Non mi stringe, taglia M, super approved. Odio stare stretta nei vestiti, quindi perfetta. Adesso, vestiti. Ti arrivano con l'appendiabiti. Questa è una cosa molto molto apprezzata e che non mi era mai successa. Solitamente ti arrivano tutti strafegati, piegati, incasinati. E... olè, ragazzi, lo amo. Cioè, è bellissimo. Bellissimo, mi piace il taglio storto della gonna. Questo colore poi con l'abbronzatura, secondo me, risalterà un sacco. Mi piace un sacco. Ovviamente da tenere con un reggiseno sotto perché non avendo seno e questo è abbastanza largo. Questa è una taglia S, dei vestiti ho una S, dei pantaloni più una M. Giusto per darvi un'idea delle taglie, ma questo lo trovo bellissimo. Mi piace un sacco. Bene, adesso passiamo all'altro vestito. Allora, è un colore avorio, potrei dire. A me piace tantissimo perché... si stringe in vita e ti fa questo effetto un po' scampanato. Scusate, salgo sul puff per farvelo vedere. Perché non ci sto andando molto d'accordo con queste inquadrature oggi. Eccolo qua. Quindi è molto semplice, però mi piace un sacco il taglio. Il tessuto sembra lino, ma non lo è. Sarà un misto. Ah no, è 100% lino. Ottimo, quindi super fresco per l'estate e perfetto per le vacanze al mare. Adesso passiamo al costume. Ho preso un costume da bagno. Allora, costume da bagno, che dire, bello, ma non mi sento molto confident, nel senso, io ho preso una S come seno, perché non ne ho, quindi la S era quella giusta. Come mutande io faccio così. Prendo sempre una M quando sono mutanda, mentre quando sono con i laccetti prendo una S, perché i laccetti ti puoi adattare, poi se no la M è troppo grande di sedere, eccetera. Questa mi sta, però la vedo che mi sega un pochino, cioè sì, la lascio qua, vedo che un pochino mi sega. Quindi come confidence avrei preferito una L, poi magari provandolo e indossandolo mi scende. E si allarga un pochino, non so, adesso magari lo tiro un po'. Cioè, sta benissimo messo così, ascellare. Ma in realtà, non so, più lo guardo, forse sta anche bene. Insomma, mi piace un sacco il colore in ogni caso. Spero che risalterà poi con l'abbronzatura e che non mi ci perda, perché io più o meno divento di questo colore. No, forse in realtà divento anche più scura. E niente, questo è stato il mio shopping da Mango. Veramente soddisfatta. Ho approfittato dei saldi. Infatti queste cose, che sono due vestiti, una gonna e un costume intero, ho speso 110 euro, che secondo me è giusto. E basta, quindi passiamo al prossimo unboxing. Lo faccio direttamente un attimo qua, in costume tanto è piccolo, e facciamo più veloce. Questo è legato a quello che andrò a unboxare dopo, perché mi deve ancora arrivare, ma so che è in arrivo. Ed è... ne direte, ma che cacchio è? Allora, essenzialmente è un cheesecloth. È un tessutino di cotone con i bucherellini, i forellini, che serve per fare formaggi, latti vegetali. Pensate al fatto che ho preso gli anacardi e frutta secca, mi servirà. Quindi vediamo se arriva e riesco a registrarlo per questo video. Ora vado a cambiarmi e a sistemare il bordello che ho creato qua.
perché io e l'ordine non andiamo molto d'accordo. Voi non avete idea delle peripezie che ho dovuto affrontare per riuscire a includere questo unboxing in questo video. Domani parto e quindi se non l'avessi ricevuto non sarei riuscita a farvi avere un video questa settimana, quindi ce l'ho fatta. E finalmente vi faccio vedere quello a cui ho alluso praticamente tutto questo video, che è il Vitamix. Il Vitamix è essenzialmente un frullatore, ma fa davvero di tutto. Come dice questo ricettario, che è stato creato basandosi sul Vitamix, il Vitamix è in grado di creare frullati, succhi, gelati, granite in pochi secondi e di realizzare zuppe calde a partire da ingredienti freddi in pochi minuti. Questa è una cosa che a me sconvolge e davvero non vedo l'ora di provarci. È in grado di macinare ingredienti molto duri come chicchi di caffè e ghiaccio. Riesce a gestire tutti i tipi di impasto. Questo libro mi servirà tantissimo perché, a parte avere un casino di ricette che non vedo l'ora di vedere e rivedere in base ai miei gusti, insegna. Perché mi ha insegnato che io essenzialmente, quando io ho nella mia vita ho mai provato a frullare qualcosa, l'ho sempre fatto nel modo sbagliato. Perché qua spiega dove mettere gli ingredienti nel boccale. E io non l'ho, ragazzi, non pensavo ci fosse un ordine. In fondo vanno i liquidi, poi gli ingredienti secchi, le verdure a foglia larga, frutta, verdura, ghiaccio alla fine. Io il ghiaccio lo mettevo all'inizio. Quindi ho già imparato qualcosa, aprendo soltanto il libro, ma ve lo faccio vedere. Allora, essenzialmente il Vitamix è formato da questo boccale di 2 litri, dove ci fai le cose grandi, quindi appunto le zuppe, ma ci sono anche i mini boccali. Io ne ho due, questi qui monoporzione, con il loro frullatorino, quindi metti gli ingredienti, chiudi e blendi. E questo ti fa una monoporzione, questo è 225 ml, perfetto per quando si fa il gelato, quando si fanno le preparazioni in monoporzione. Poi c'è la base, che è una base LED, semplicissima, la rotella per la velocità, on, off e pulse, quindi niente di trascendentale. Ma la potenza di questo frullatore, se non sbaglio, è di 2 cavalli, che se non sbaglio è maggiore del mio motorino, molto probabilmente. Quindi non vedo l'ora davvero di frullare tutto, fare tantissime ricette e farvele vedere. Adesso penso che avrete capito il motivo del cheesecloth e perché con gli anacardi ho fatto un po' così, perché quando tornerò a settembre non vedo l'ora di fare il latte vegetale fatto in casa e ho un bel video in mente per questa cosa e credo davvero che vi piacerà. Quindi nulla, ragazzi, io concluderei con questo video. Penso che sia l'ultimo prima delle mie vacanze. Filmerò qualcosa, ma molto probabilmente non avrò tempo di editare. Appena tornerò, comunque avrò la possibilità, cercherò di caricarvi un video, tenervi un pochino aggiornati con la mia vita, perché ne fate parte e a me fa piacere, lo sapete. Quindi io con questo video spero di avervi un pochino intrattenuto in questa calda estate e vi auguro delle bellissime vacanze a chi andrà in vacanza. E niente, ragazzi, mi mancherete un pochino. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.